si va va. Quanto mi piace quel ma sveglia, caro Lazzotti, buongiorno. Buongiorno caro Flavio, saluto a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua, è un grande giorno Carlo. Beh sì, è un grande giorno per quanto riguarda la Roma e il calciomercato, sì. Sì, per quanto riguarda noi che insomma ovviamente ci piace, siamo appassionati del lavoro di giornalista, quindi siamo sempre alla caccia delle notizie, quindi le notizie prendono sempre il sopravvento e quindi dal punto di vista professionale questo dobbiamo fare, ma non abbiamo mai nascosto quella che è un'altra passione che insomma cerchiamo di far convivere anche con la professione, giusto? Giusto. Ecco, quindi voglio fare una polemica che non credo sia sterile, perché se tu, romanista 1000, avessi diretto un giornale appunto romanista che si occupa principalmente di Roma e destro fosse andata alla Juventus ieri, l'avresti messo in prima pagina? Beh, sicuramente sì. Ecco, prima pagina di Tutto Sport è "Non basta più", è il titolo a 9 colonne, c'è Juve overdose d'amore, abbonamenti esauriti, tifosi arrabbiati, e va bene perché comunque ti rivolgi a quel pubblico lì, è d'accordo. Sotto c'è "Toro, Almiron e il sogno di Cairo", e va bene anche lì, insomma parli del Torino e va bene così. C'è chi si accontenta tra l'altro. Per bene. Poi sopra, 41 anni. Ecco, sopra, sopra il titolo d'apertura in taglio alto c'è "Clamoroso De Laurentiis", che dice "Tribunali civili al posto della giustizia sportiva", e poi parla delle scommesse e vorrebbe eliminare le scommesse live, va bene. Poi c'è un boxino sempre in taglio alto, "Cavani che shock, la moglie ancora rapinata a Napoli", e passi. E poi ci sono 4 boxini in taglio basso, "Kakà si ribella, assist al Milan, Inzaghi allena", "Stramaccioni fa Snyder capitan Inter", "Alonso campione a 360 gradi senza intervista, ma è per il fatto che va dai terremotati, complimenti a lui", e poi "A Torino il museo dello sport, la sede allo stadio olimpico". Per trovare destro, la parola destro con la D maiuscola, quindi riferita al calciatore, bisogna arrivare a pagina 13. Scusa lo sfogo, Carlo. No, è assolutamente legittimo, ma il tuo sfogo fotografa poi quello che è il provincialismo di taluna stampa italiana, perché questo vuol dire autoghettizzarsi in una collocazione geografica e basta. Se magari Tutto Sport, che è il quotidiano sportivo neanche del Piemonte, di Torino, perché poi in realtà noi sappiamo che nell'area metropolitana di Torino i tifosi sono quasi tutti Granata. Sì. Il giornale poi chiaramente è veduto in tutto il Piemonte, magari nelle aree intorno a Torino ci sono anche tifosi della Juventus, pochi rispetto a quelli Granata, però questi sono i fatti che da soli autoemarginano un giornale, ne fanno un giornale provinciale. Complimenti alla Gazzetta dello Sport, l'apertura non so se l'hai vista, la prima pagina? No, ancora. Zeman che destro, c'è una foto, proprio l'apertura, hai visto, la Gazzetta fa l'apertura con, prende 3/4 della prima pagina con la foto, c'è Mattia destro a torso nudo con i pantaloncini del Siena mentre sta esultando, il titolo è "Zeman che destro, la punta sceglie la Roma, sono felice, avrà la maglia numero 22 di Borriello, operazione complessiva da 16 milioni, c'è Zeman che dice ci potrà aiutare", poi il commento di Sebastiano Vernazza, proprio sempre all'interno di questa fotonotizia, "Sognando Pruzzo, 34 anni fa, correva l'estate del 78, la Roma acquistò un centravanti coi baffi, si chiamava Roberto Pruzzo e non c'è bisogno di ricordare come andò a finire". E a destro Roma vengono dedicate anche pagina 2 e 3, il titolo che prende entrambe le pagine, "Roma, ecco un destro da KO, Zeman ha battuto Juve Inter, un'operazione da 16 milioni. E c'è un bel articolo di approfondimento di Fabio Bianchi che analizza il personaggio Mattia Destro e poi un'intervista, diciamo uno stralcio dell'intervista a Zeman quando parla di Destro, una risorsa in più per il nostro attacco, e poi c'è anche il benvenuto di Totti. Ti leggo anche il titolo del Corriere dello Sport per completare sull'argomento dell'apertura: "Destro ha vinto la Roma, battute Juve e Inter, l'attaccante firma e oggi arriva nella capitale. Sì, sono felicissimo", ha detto Destro. "I giallorossi cambiano presidente, via Di Benedetto, ecco Pallotta". Allora, la tua sull'affare intanto si è concluso, quindi Destro è un giocatore della Roma, grande felicità ovviamente. Secondo te come verrà ridisegnata la rosa degli attaccanti? Si parla anche di una possibile cessione di Osvaldo di fronte ad un'offerta di 13-14 milioni di euro. Certo, fammi passare, Flavio, brevissimamente la mini polemica, nel senso che ieri il Corriere dello Sport ha trovato il modo di mettere Ilari Blasi nuda, o quantomeno in costume, sì, al mare sulla copertina. Questa volta la Gazzetta ha risposto con Destro, insomma,
a torso nudo, vabbè, la battaglia poi si combatte anche così, delle copie in edicola. Scherzi a parte, è un grande colpo per quanto riguarda la Roma, sia per il giocatore, che è un centravanti dell'Under 21 di grandi promesse, qualcuno lo ha accostato a Vieri dicendo che in potenza è il Vieri del 2000. Ci sta. Anzi, del secondo decennio del 2000. Un po' più moderno di molto di più moderno, ovviamente, perché è un attaccante molto più mobile, tra l'altro che partecipa molto di più alla manovra e che aiuta la squadra in fase di non possesso palla, che è cosa sempre particolarmente importante. Zeman ha detto che per lui può giocare a destra, può giocare anche a sinistra e al centro, quindi in tutti i ruoli dell'attacco. Secondo me l'acquisto di destro per la Roma è fondamentale, perché ancora una volta la Roma ha dimostrato di poter competere e vincere sul mercato contro le altre grandi come Inter e Juventus. Per quanto riguarda l'attacco non cambia nulla, perché non credo che la Roma venderà Osvaldo, non se ne priverà assolutamente, perché non avrebbe senso vendere destro e Borini, vendere Borini e Osvaldo per prendere soltanto destro. Quindi la Roma rimarrà così, ovvero con tre potenziali centrali, Totti, Osvaldo e destro, e tre attaccanti che giocheranno prevalentemente esterni, addirittura ci sarebbe un quarto potenziale centrale che è Bojan. Sì. Con tre esterni come Bojan, Lamela e Nico Lopez. Ditemi voi, in Italia forse è giusto soltanto la Juve che deve decidere però che cosa fare di Matri, ma secondo me se la Juventus cede Matri fa un errore colossale. Dipende con chi lo sostituisce. Matri, Dzeko, io ci faccio tutta la vita. Matri, Dzeko, però poi la Juve ha perso anche Borriello, ricordiamoci, quindi comunque sia va bene Vucinic, si parla anche di cessioni Quagliarella, insomma la Juve deve stare attenta a non svilire troppo quello che è stato il punto di forza anche lo scorso anno, cioè un attacco con tante frecce lì davanti. Il Milan non ne parliamo, perché ci ha ceduto a Ibrahimovic, si parla anche di cessioni di Robinho, quindi lì davanti rimane soltanto Pato, non c'ha neanche più Maxi Lopez, quindi Cassano al mal di pancia. Cassano al mal di pancia, Pazzini se ne va dall'Inter, quindi c'è il Sharawi. Di fronte a questo panorama, la Roma è quella che in assoluto in questo momento c'ha forse l'attacco più completo e più feroce sotto ed ha anche il giocatore più forte che è Francesco Totti, dal punto di vista della singola giocata, del fare la differenza, del cambiare le partite da solo, credo non c'è dubbio, visto che non c'è neanche più Del Piero chiaramente in maglia bianconera, quindi l'importanza va anche oltre quella che è la semplice pura tecnica, perché è un'importanza anche politica per quanto riguarda la Roma, come è venuto Burdisso ad esempio in passato, che rifiutò la Juventus, ricordate, perché voleva ferocemente la squadra giallorossa. È successo anche con Cassano, la concorrenza delle altre società battute proprio sul filo di lana dalla Roma di Franco Sensi, quindi la Roma si è dimostrata proprio all'altezza della situazione e devo dire che è stata un'operazione condotta da Sabatini in maniera magistrale. Complimenti infatti alla dirigenza. C'è anche la questo è un discorso che volevo fare con te, ecco, l'ho fatto, sono partito troppo basso. Hai la sensazione di essere entrati in una nuova dimensione per quanto riguarda la Roma? Io, sai, quando l'ho avuta, nel vedere dall'altra parte del mondo il capitano della Roma, Francesco Totti, assieme al capitano del Liverpool, un certo Steven Gerrard, scambiarsi le magliette e posare per una foto assieme. E poi questa trattativa, anche il fatto che una persona non proprio chiarissima e limpida come Preziosi, presidente del Genoa, parli in quella maniera dei dirigenti della Roma, c'è. Hai questa idea appunto che si sia fatto un salto di qualità dal punto di vista, non so, quantomeno dell'immagine, poi della sostanza? Assolutamente ce ne sì, vuole, perché sempre perché detto, i risultati non sono mai mancati. Credo giustamente che il salto di qualità andava fatto a partire dai dirigenti, perché puoi comprare tutti i giocatori che vuoi, puoi spendere e espandere in maniera sostanziale, però in realtà duri poco. È quello che un po' si imputava alla Roma di Franco Sensi, che nell'era di Batistuta poi ha vinto uno scudetto, ne ha sfiorati altri due. Ma quando Capello è andato via ha passato un anno orribile, si è poi dovuto attendere Spalletti, che comunque con il gioco, con una certa organizzazione, con altre componenti ha riportato la Roma in alto, senza riuscire però a farla vincere per traguardi davvero importanti, tranne lo scudetto del 2008, tranne quello del 2008, come diciamo sempre, sì, dobbiamo, per traguardi che non fossero Coppa Italia e Supercoppa. Io credo che servono tutte quante le componenti, cioè debba crescere la tifoseria, deve crescere ovviamente la rosa della squadra, ma deve crescere anche la rosa dei dirigenti. E la Roma da questo punto di vista credo abbia dirigenti migliori d'Italia, perché con Fenucci, Sabatini e Baldini ha messo in piedi davvero un trio straordinario. Ma attenzione, questi tre italiani sono supportati poi da uno staff straordinario davvero, perché Christoph Winterling è uno degli esperti più importanti nel settore per quanto riguarda il merchandising, l'abbiamo visto in tutte le iniziative delle ultime settimane, la stessa cosa vale per Mark Pence, quindi
comunque la Roma ha in piedi davvero uno staff la strada sembra quella giusta, e sì, la Roma è una squadra molto interessante, ti dico che lo dal sarebbe grande futuro, per... ecco, questo sembra un po' l'impressione, una sì, Roma dal grande futuro, e che in prospettiva, anche parlando tecnicamente, anche parlando di rose, è quella che è già più avviata verso una strada che guarda avanti. Ed è un progetto interessante, credo, a prescindere dal tifo. Cioè, la Roma sarebbe interessante, e lo è, anche visto l'appeal che, per esempio, trova quest'oggi la prima pagina sulla Gazzetta dello Sport, e non è la prima volta. Proprio il progetto, il fatto che si stia cercando di fare qualcosa quantomeno di diverso, poi che sia migliore o peggiore rispetto al passato, parleranno ovviamente i fatti e i risultati, e poi ovviamente ognuno si farà il suo personalissimo giudizio. Però insomma è molto interessante, a prescindere dal tifo, tutto quello che sta accadendo intorno alla Roma. Stanotte, mezzanotte e mezza, io e te ci vedremo per guardare tutti assieme con uno splendido gruppo d'ascolto e vedere questa bella partita, mezzanotte e mezza ora italiane, quindi saranno lì le 18? 18:30. Credo le 18:30. 18:30. Allora, avvertiamo tutti che Stekelenburg ha avuto un problemino, quindi stasera giocherà Lobont, non perché sia stato scelto al posto del piccola, va bene. Lobont, Rosi, Romagnoli, Castantaddei, Bradley, Taxidis, Pjanic, Lamela, Osvaldo, Totti. Che partita ti aspetti? Zeman ha detto, dal punto di vista fisico non credo ci saranno miglioramenti, ma qualcosa mi aspetto invece dal punto di vista tattico. In realtà è la formazione che mi aspettavo, a parte chiaramente i problemi di Stekelenburg, ma è molto semplice, bisognava interpretare quella contro Zagreb e Lubin. Cioè, Totti non era partito dal primo minuto, qualcuno ha subito detto, ah, ecco le prime incomprensioni. No, in realtà l'ha risparmiato per Liverpool, sì, sapendo che Totti tre partite, insomma, in 6-7 giorni fa davvero fatica a farle. Chiaramente lo ha tenuto dal primo minuto per la gara più importante, quella contro i Reds. Bojan, che ha giocato molto di più nella prima gara contro i polacchi, chiaramente qui parte invece dalla panchina. Mi aspetto una gara molto molto bella, molto interessante, perché anche il Liverpool è una squadra che sta ricostruendo con un allenatore nuovo, perché è Brendan Rodgers, che ha voluto fortemente Borini, ma che è uno che ha dato spettacolo anche lo scorso anno nella seconda serie, quindi mi aspetto davvero una gara probante per quanto riguarda la Roma, che se riuscirà a superare questo ostacolo davvero tornerà poi dalla tournée americana con un rinnovato spirito, con davvero la possibilità di credere nei propri mezzi. Ricordiamoci che poi a Roma si stanno allenando giocatori come Daniele De Rossi, sì, sì, che si uniranno a questa rosa. Sta già destro, facendo le ripetute da mille. Arriverà praticamente domani a fare le visite mediche. Piris, magari ieri si è sparsa la voce, e io andrei a festeggiare davvero se dovesse arrivare, di un interessamento a Roma per Ezequiel Garay. Ah, Garay. Visto che il Benfica vuole José Angel, se si fa uno scambio con Garay, magari mettendoci un po' di soldi, davvero si deve andare a brindare tutti quanti la sera, perché Burdisso Garay è una super coppia di difensori centrali. Secondo me anche Gastan Burdisso. E quindi credo che davvero da quel punto di vista poi la Roma abbia con Romagnoli un altro tesoretto, di un ragazzo del 95, pazzesco, in rosa, e abbia completato anche quell'aspetto lì. Staremo a vedere, ovviamente domani la commenteremo. Ricordiamo che Liverpool in attacco non avrà nessuna delle sue stelle, giocheranno Morgan e Stanley, e peraltro c'è un altro appuntamento. Ci sarà Carroll soprattutto, perché reduce anche lui dall'europeo, ma in partenza. Sì, non ci saranno appunto, non ci saranno le stelle neanche Gerrard né Borini, ci sarà però Aquilani dal primo minuto. Siamo in chiusura, oggi 17:30, altro appuntamento da non perdere, perché c'è la Lazio in diretta su Sport Italia 1, quindi praticamente in chiaro. Giudizio sulla formazione che schiererà Petkovic. Oggi si parte con un 4-4-2, Marchetti, Conco, Scaloni, Dias, Zauri, Gonzales, Ciana, Hernanes e Lulic, Kozak e Zárate. Ciana, Hernanes, coppia di centrocampisti centrali, ti convince? Ma mi convince, comunque è una coppia abbastanza ben assortita. Ben assortita, talentuosa, per cui sono curioso di vedere questa Lazio, perché è molto operaia davanti alla difesa, e poi chiaramente si affida al talento di Hernanes lì davanti. Anche Kozak e Zárate non è una coppia da niente, nel senso che Kozak è uno che ha dimostrato lo scorso anno di saper sostituire bene Klose. Quando è entrato ha sempre fatto gol, oppure ha sempre comunque inciso nella gara. Per cui sono davvero curioso. Doppio appuntamento, quindi poi domani li commenteremo. 17:30, ricordiamo, Sport Italia 1, c'è Lazio-Siena, quindi un vero e proprio anticipo da Serie A, diciamo. E poi a mezzanotte e mezza, diretta Sky Sport 1, quindi stavolta in chiaro, niente botta da 10 euro per chi già ne dà 70 al mese a Sky. Li commentiamo domani. Carlo, intanto buona giornata, buon lavoro e grazie come ogni mattina. Grazie a te Flavio, soltanto pochi secondi per fare gli auguri a Marc Muniesa, che è un giovane del Barcellona assai sfortunato. Ieri si è fatto male ad Amburgo nella prima prova praticamente del Barça,
d'estate, si era fatto male anche l'estate scorsa nella tournée negli Stati Uniti, per cui davvero per questo giocatore sarebbe meglio cominciare a giocare a settembre. In bocca al lupo. Ieri peraltro contro l'Amburgo, primo gol per Dulufu, questo giocatore di classe eccezionale della Spagna Under 19, campione d'Europa di categoria. Carlo, grazie, siamo in ritardo. Grazie a te, caro Flavio. A domani con Carlo Lazzotti.